La cultura sbarca in San Francesco e non solo. È pronta ad occupare l'intera zona est della città e lo fa iniziando dalle conversazioni in San Francesco a partire dal 9 settembre con grandi personaggi della cultura internazionale in tutti i suoi campi, dalla filosofia alla musica, dall'arte alla letteratura. Ma il progetto è ancora più ambizioso, visto che si tratta del primo atto del comitato Nuovi Eventi per Lucca, che mette insieme Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Raghianti, con la collaborazione degli enti locali del territorio. Obiettivo è quello di creare appunto nuovi eventi culturali di grande spessore per attrarre pubblico in un'area riscoperta della città e soprattutto nel periodo di bassa stagione, quello che va dalla fine dei comics alla primavera dell'anno successivo. Una scelta, sostenuta economicamente dalla fondazione bancaria diretta da Arturo Lattanzi, in grado di fare rete, di rendere effettivo il coordinamento fra enti locali e fondazioni per la programmazione degli eventi e di attrarre, perché no, sponsor privati. Vogliamo che questa parte, che Lucca in particolare, questa parte della città venga conosciuta il più possibile. Come avrete visto, la serie di avvenimenti previsti sono avvenimenti insomma di un certo livello. Abbiamo alzato un po' l'asticella proprio perché Lucca, città della musica, città della cultura, ne venga valorizzata. A coordinare questa cabina di regia, l'ennesimo tentativo in questo senso per la città, il presidente del nuovo comitato Vittorio Armani, il vicepresidente Giorgio Tori, Claudio Guerrieri, Marcello Bertocchini e Marcello Petroziello, con il coordinamento tecnico di Elena Aiello, esperta in organizzazione di mostre d'arte ed eventi culturali, già conosciuta in città per il medesimo ruolo avuto per la mostra evento di Pompeo Batoni. Stiamo un po' seguendo il modello che caratterizza altre città come Mantova, come Sarzana, la stessa Pistoia, dove ogni anno si effettuano dei cosiddetti festival che funzionano molto bene perché trovano una domanda sempre crescente dal punto di vista culturale. Grandi nomi per questa prima edizione delle conversazioni, dal premio Pulitzer Michael Cunningham agli scrittori Aldo Nove e Melania Mazzucco, dal filosofo Bernard Henri Lévy al musicista Angelo Branduardi, per concludere con Vittorio Sgarbi, che dedicherà il suo intervento alla figura di Ilaria del Carretto, per 3 mesi di eventi davvero da non perdere. Dottoressa Daniello, direttrice dei Musei Nazionali di Lucca, anche i Musei Nazionali di Lucca diventano protagonisti di questa nuova stagione della zona est della città, non solo Villa Guinigi ma anche Palazzo Manzi, con una mostra particolare, con comunque un'interpretazione particolare di alcune opere. Sì, più che di una mostra, si tratta di un percorso che il visitatore è invitato appunto a fare questo itinerario attraverso una selezione di 12 dipinti, sei in un museo, sei in un altro. Chiaramente è un percorso che ha una sua autonomia in ciascun museo e l'idea è quella di dare, diciamo, una guida emozionale al visitatore attraverso un testo di carattere letterario che è stato realizzato da Margherita Loi e una lettura invece di tipo storico-critica del dipinto. E quindi saranno, diciamo, indicati lì al loro posto nei musei questi dipinti che hanno come tema l'amore femminile, l'amore che la donna prova a vari livelli, quindi dall'amore materno a quello invece per la divinità, per Dio, e quindi fino al, diciamo, ad un livello di misticismo, passando attraverso anche l'amore sensuale e la sofferenza attraverso l'amore, che è un tratto distintivo, secondo me, dell'animo femminile. E questo momento peraltro si inserisce in un momento storico in cui i musei nazionali sono al centro del dibattito sull'attrazione della città e sul turismo cittadino. L'interpretazione che è stata data non la trova, immagino, concorde, quella del fatto che non abbiano capacità attrattiva i musei. Qual è la vostra posizione? Capacità attrattiva l'hanno il nostro pubblico, chiaramente è un pubblico di paganti e di non paganti. Fra i non paganti ci sono i giovani e crescere nel numero dei giovani è un grande risultato. Così come è un grande risultato avere sempre più scolaresche ma anche studenti che frequentano i nostri musei e li considerano un campo di indagine.